Adesso le racconto. Avevamo ancora la nonna, la mamma di mia mamma. Allora mi disse un giorno, beh, dice loro, te vuoi imparare? Sì, perché io ci tenevo a imparare. Ero piccola, non arrivavo al tavolo. Dice, adesso vado a prendere un pacchettino, tanto che tu impari a fare la pasta. E poi mi insegnò così. Solo un bel momento, l'ho fatta un pochino la sfoglia e poi non andavo più avanti. Mi misi a piangere perché io volevo farla come facevano loro. Ciao, una a te e una a me. Va bene? Come mi diverto. Allora, acciappamo. Ecco, il movimento è sempre un movimento di grande forza E del e palmo del della palmo mano. della mano. Qui mi ricordo che mi dicevano sempre che era fondamentale il calore che ognuno ha nella propria mano. Perché uno, cioè, il calore è. Veramente si riesce a mantenere a temperatura la pasta senza farla raffreddare, perché dopo poi la ritroverai nel momento in cui la vai a tirare. Ti Poi bisogna che la faga sfioper, e perché poi, così non è da basta. come suggerisce la Lidia, bisogna che si creino appunto Delle vesiche. queste vesciche sulla pasta, che si creano appunto dal fatto che incorpori aria mentre Nella menatura. nella menatura in italiano. Sentiti in italiano Te dei come a te. Lidia suggerì A te di scorrendia. La nella menatura. menatura. Bene, grande Lidia. Queste qua sono le tagliatelle da mangiare con il ragù o piselli, con un po' di ragù di carne o piselli o funghi. Ecco. Adesso facciamo i maltagliati da fare con i fagioli. E questi sono i maltagliati. Adesso faccio i quadrettini sempre da cuocere dentro la broda di carne. Il pollo non mancava mai perché i contadini avevano i polli, facevano il brodo con la carne di manzo e il pollo. Possibilmente anche due pezzettini di. Ah, due pezzettini. Beh, comunque va bene. E poi vede come si fa, si prende così. Questo lo tiene stretto, questo gira, vede? È bellissimo. È un zucchino stupendo. Deve, beh, insomma, manca un po' di piega qua, ma andiamo bene. La rasdora, la reggitrice, la donna, perché le donne, quelle furbe, hanno sempre comandato, beh. Erano loro che avevano le chiavi della dispensa, le avevano attaccate alla cintura, portavano il foulard così, il grembiule e attaccato alla cintura c'era la chiave. Quelle della cantina sfuggivano perché gli uomini bevevano, ma quella della dispensa ce l'aveva la rasdora. E allora si andava lì, si chiedeva, poi si mangiava il pane col burro e lo zucchero, altro che merendine, là, quelle cose lì.